Twitter è molto più popolare in altre parti. Beh, adesso è diventato famoso anche per le rivolte in Libia, in Tunisia, in Egitto, però è uno strumento molto più utilizzato all'estero, tra virgolette, che in Italia, anche perché essenzialmente è un SMS pubblico, nella sua propria caratteristica tecnica. Noi abbiamo un SMS privato che funziona molto bene, quindi non ci siamo ancora abituati a questo tipo di tecnologia ed è molto meno diffusa in Italia che in altri paesi. Però insomma, fondamentalmente le aziende non l'hanno messo nel mirino. Veniamo invece ai due grandi portali, diciamo, della videocomunicazione e della multimedialità. Perché credo che siano importanti questi portali? Perché per la tipologia di prodotto, per l'ambito specifico del mobile, il tema della comunicazione multimediale è molto importante. E quindi la diffusione di questi canali è, a mio avviso, particolarmente rilevante. Allora, un dato per spiegarvi questi due numeri. Noi abbiamo cercato di verificare la presenza di un canale ufficiale. Che cos'è un canale ufficiale? È un canale all'interno di YouTube gestito dall'azienda, nel quale l'azienda inserisce i video, che siano anche i video pubblicitari, che siano anche i propri video di comunicazione in generale, e comunque ben riconoscibili e sono riferiti all'azienda. Quindi richiede, diciamo, una certa proattività dell'azienda in rete. Come vedete, la diffusione è piuttosto bassa. Però il fenomeno interessante è invece la misurazione della presenza di video sull'azienda in questi due portali. Come vedete, qui i numeri sono decisamente più alti. Sostanzialmente, come vedete, su YouTube stiamo parlando del 17% e su Vimeo stiamo parlando del 6%. Quindi, diciamo, sommando, insomma, arriviamo a una quota interessante. Che cosa significa questo dato? Significa che gran parte dei video che sono presenti in internet, in particolare su YouTube, su Vimeo, sull'azienda, non li ha caricati l'azienda, non li gestisce l'azienda, ma li gestiscono gli utenti, che li mettono in rete con diverse tipologie e ne discutono magari. Quindi che cosa sta accadendo? Che questi portali, che in teoria sono nati anche per favorire questo processo di comunicazione, sono di fatto in mano agli utenti che li utilizzano per gli scopi che gli sono propri, che non necessariamente coincidono con gli scopi dell'azienda. Questa era un po' la presenza di video dividendo la vostra sinistra, l'Italia, la vostra destra e il resto del mondo. Più o meno i numeri sono abbastanza simili, con poche differenze. E questo è un po' il dato che fa riflettere, no? Sono canali, appunto, cosiddette terre di mezzo, in cui il controllo non è decisamente in mano all'azienda, ma è in mano agli utenti. Questo, vi dico, vale per le piccole aziende, ma vale anche per le grandissime. Allora, ho parlato con Pepe Moder, che è il responsabile della comunicazione online del gruppo Barilla ed è l'autore di quel progetto che si chiama Nel Mulino Che Vorrei, che è un progetto appunto di interazione molto spinta con il mondo del consumo. E la cosa che ha spinto Barilla a investire su questo mondo è stato il fatto che su Facebook c'era 1 milione di fan per la pagina delle Pan di Stelle. 1 milione di fan che sono nati, che hanno costruito loro la pagina e hanno detto like, I like questa pagina, e 1 milione di persone hanno deciso di, appunto, che si immedesimavano in qualche modo, ovviamente è un gioco, si ricordava la propria infanzia con i Pan di Stelle. E questo per l'azienda è stato uno shock, dire com'è possibile che noi non abbiamo capito che là fuori c'era una richiesta così forte anche di identificazione, di interazione. E questo li ha spinti poi a fare quell'investimento di grande rilevanza, appunto si chiama Nel Mulino Che Vorrei, che è un investimento molto forte, tanto che oggi coinvolgono gli utenti per avere da loro delle idee che poi mettono in produzione. Ad esempio, hanno rimesso in produzione tutta una serie di biscotti che avevano levato dalla produzione, ma sulla quale hanno ritrovato, ad esempio, un grande interesse da parte del consumatore. Oppure hanno ripreso una serie di regali con le sorpresine, puntando appunto su delle sorprese disegnate anche dai consumatori. Quindi con un'attività di interazione piuttosto spinta. E questo è nato semplicemente osservando che cosa accadeva in rete, essendo anche sorpresi da quello che stava accadendo. In qualche modo è un mondo un pochettino alla rovescia, no? Sono gli utenti qui ad avere un pochettino la barra, no? E un po' le imprese si devono confrontare. Vediamo un altro degli strumenti che forse era di moda 3-4 anni fa, in modo molto particolare, insomma adesso sta un po' calando nelle attenzioni, che è lo strumento del blog. Qui proprio siamo meno che Twitter, cioè Twitter è al 4%, qua siamo proprio al 2%. Quindi lo strumento del blog, che è uno strumento appunto di pubblicazione di contenuti, che va fatto, ovviamente essendo un media, va fatto con una certa costanza, altrimenti il blog proprio sparisce, non ha più senso, nel senso che il consumatore non ci torna,
è, diciamo, quasi una rarità, fondamentalmente. Ci sono alcune spiegazioni. Ovviamente il blog è uno strumento difficile da gestire. Innanzitutto richiede qualcosa da dire, e non tutte le aziende effettivamente hanno qualcosa da dire, da comunicare di interessante per il consumatore. Richiede una capacità di gestione, quindi significa una capacità di alimentazione nel tempo. E voglio dire, rispetto a strumenti più light, più facili da gestire come Facebook e Twitter, decisamente richiede un impegno maggiore, no? Molto spesso questo si traduce in una figura dedicata all'interno dell'azienda che si occupi poi della gestione di questi ambienti. E non tutte le aziende in qualche modo hanno fatto questo investimento. Quindi, finita questa carrellata sul tema del Web 2.0, abbiamo effettuato anche un ragionamento su quello che era, appunto, quello che veniva citato dal professor Grandinetti, il Web 1.0 in qualche modo, per cercare di capire che relazione c'era tra il sito tradizionale e questo nuovo mondo del Web 2.0. Abbiamo analizzato il sito, allora gran parte delle aziende ovviamente hanno il sito, direi tutte, insomma se c'è qualcuna che non ce l'ha, ma stiamo parlando di casi anomali, tecnicamente in gergo statistico outlier, cioè da eliminare al 2%, quasi non hanno senso. Abbiamo controllato un po' il PageRank. PageRank è una misura molto grezza, che è un po' la misura, praticamente il punteggio che dà Google in merito al sito, vuol dire tutto, non vuol dire niente, però insomma il posizionamento non è così male in realtà su questo sito, nel senso che il 58% è tra il PageRank 2 e 3 fondamentalmente. 3 è, diciamo, un sito medio, 4, 5, 6 iniziano a essere, ovviamente le classifiche da 1 a 10, però tenendo presente che alcuni di questi sono. Stiamo parlando comunque di settori specifici legati al mobile, un posizionamento di questo tipo non è così male. Tenete conto che, non so, Google ha 10, cioè si autoassegna 10, no? Quindi questo è il massimo. Quindi 3 poi non è così male. Quindi, diciamo, una certa cura c'è stata, una certa attenzione al sito in generale c'è stato. Ecco, però se veniamo in termini di qualità, qui c'è qualcosa da dire. Allora, ovviamente gran parte dei siti sono siti cosiddetti vetrina, no? Vado lì, metto chi sono, i miei riferimenti, metto il catalogo. Però devo dire che la qualità poi anche delle informazioni che sono presenti in rete è piuttosto bassa, nel senso che al di là di un catalogo molto statico, non c'è una capacità, ad esempio, di fornire informazioni maggiori e più qualificate in merito ai prodotti. Quel tema schede significa schede prodotto, cioè già quando passiamo di un livello di approfondimento dal catalogo to cure a una scheda un pochettino più dettagliata, già molti siti non riescono oggi ad affrontare questa complessità, non riescono a fornire questa informazione. Quindi si limitano a mettere il catalogo in rete, no? Come vedete, il 63% non ha delle schede prodotto propriamente dette. Alcuni addirittura non hanno l'indicazione dell'email, nell'email così semplice, cioè l'email aziendale, ma preferiscono, lo vedete dopo, fare una cosa che è molto di moda nei settori, nei siti del mobile arredamento, che è il form con l'email, cioè quel form in cui mettere nome e cognome, in cui non c'è l'email formale, ma uno spedisce una specie di email all'interno del sito. Non so se è positivo o negativo, però devo dirvi, avendo visto molti di questi siti, che il 60% di questi siti sono siti cliché, sono tutti fatti in flash, sono quasi tutti identici nella struttura. Cambia la grafica, ma se ve ne faccio vedere 10 di fila, sembra lo stesso sito con 10 grafiche diverse. Cioè non c'è una vera capacità neanche di comprendere quelle che sono le specificità anche dell'azienda. Veniamo alla dimensione un pochettino più interattiva. Appena saliamo un attimo con la dimensione interattiva, che erano delle annotazioni che faceva Roberto Grandinetti all'inizio, i numeri si restringono, l'area si fa un pochettino più rarefatta. Come vedete, già al passaggio alla newsletter, già di fatto stiamo tagliando gran parte delle imprese, quindi solo l'83%, scusate, solo il 17% ha la newsletter accessibile dal proprio sito, che è comunque una forma di interazione, per quanto ancora del vecchio conio, come si potrebbe dire, ma comunque una forma di interazione di qualche tipo. Qui abbiamo visto anche altre forme così, di interazione un pochettino più evoluta. Numero verde, chat, quindi la possibilità di chattare direttamente oppure attraverso Skype, alcune aziende mettono online il numero Skype di un contatto da poter contattare in questo modo. Form e mail, come vedete questo form che vi dicevo prima, che è abbastanza popolare in questi siti, assistente virtuale e altro, nella categoria altro, che è il 10%, che è un dato interessante, ricadono molti, e questa è una notazione secondo me su quale riflettere, dei progetti cosiddetti intranet. O scusate, extranet per l'esattezza, cioè sono siti dedicati agli operatori, quindi o